il mese tradizionale dell'educazione finanziaria e come economicamente cavalchiamo questo percorso nel mese di ottobre, nel mese, l'hashtag è sempre Edufin ottobre 22, sì, 2022, in cui potete sui social divulgare poi questi filmati e questi video con gli ospiti che ci accompagnano nel mese dell'educazione finanziaria. E quest'anno il tema è costruisci oggi il tuo futuro. E quale migliore occasione di riprendere il filo che abbiamo fatto economicamente nel mese dell'educazione finanziaria con il professor Angelo Rampini. Eccoci qua, benvenuto professore. Buongiorno a te Maurizio. Ho sbagliato, sai, perché professor Filippo, perché c'è Filippo, dopo Angelo, Angelo Filippo Rampini. Eccolo qua e riprenderemo con lui il fil rouge di quest'estate, puntate che hanno avuto grandissima audience sia dal punto di vista su Sky, canale 810 in cui trasmettiamo, e in streaming su www.gueltv.eu, ma soprattutto sui social, perché le puntate poi possono essere riviste. Abbiamo trattato il percorso delle criptovalute, abbiamo parlato di NFT, abbiamo fatto questa opera di divulgazione come facciamo qui. Questa è una trasmissione divulgativa, soprattutto nel mese dell'educazione finanziaria, divulgare e, come diciamo spesso, conoscere per decidere, vero professore? Certamente. Perché se non conosci, non studi e ti affidi solamente al ho visto sui social, ho letto tre righe, il mio cugino mi ha detto, ci si può scottare le dita in tutti gli ambiti, nelle criptovalute, sì, nell'economia tradizionale e dappertutto. Quindi conoscere, quindi approfondire, e ho chiamato il professore perché insegna ai giovani, insegna agli adolescenti, qui anche lui è iscritto nel registro degli educatori finanziari, chi meglio di lui ha il polso del fermento che c'è nel mondo giovanile, soprattutto nella conoscenza di questo, io simpaticamente chiamo magico mondo, perché nel magico mondo c'è il gatto e la volpe, invece ci sono le persone serie, invece come il professor Rampini, che studiano e si applicano in questa materia. Mi auguro che sia così. È così, professore, è così. Almeno i miei ragazzi mi vedono in questi termini. Come vede l'aspetto dell'educazione finanziaria, professore, nei ragazzi? C'è questo desiderio di conoscere? Allora, io credo che ci sia nei ragazzi una grande curiosità. C'è, devo dire, anche molta ignoranza che va appunto sfoltita, e quindi ci sono delle menti da coltivare. Così dovrebbe essere l'educazione, cioè la conduzione verso qualcosa, verso la conoscenza di un argomento. In questo caso è l'argomento finanziario, partendo naturalmente dalla finanza tradizionale, declinandola in tutti i suoi aspetti, per poi approdare ai mondi che si stanno presentando in questo momento e nel prossimo futuro. Quindi non bisogna disdegnare assolutamente l'innovazione e la novità. È come si dice, perché devo studiare storia, perché devo studiare gli egizi, i romani, eccetera? Perché conoscere le radici mi permette di guardare nel futuro. La stessa cosa nell'economia, conoscere la storia economica e poi così approcciarsi a queste novità. Certamente anche dovrebbe consentire di evitare o quantomeno limitare gli errori del passato, errori che sono comunque sotto gli occhi di tutti anche in questo periodo, un periodo economicamente, finanziariamente molto delicato. Parlavamo poco fa di quello che rispecchia parte della finanza tradizionale con banche sistemiche, banche molto importanti, che però si trovano in notevole difficoltà. Quindi certamente non andare a demonizzare il mondo delle criptovalute, per esempio, quando nel mondo tradizionale finanziario si stanno verificando degli eventi altrettanto gravi. Sì, sì, ci sono situazioni in cui io dico sempre che lo studio è importante, la conoscenza è importante anche, e insisto molto nel mese dell'educazione finanziaria, per evitare il gatto e la volpe che ti dice seppellisci qua nell'orto dei miracoli i tuoi soldini e domani mattina veniamo a raccogliere
il denaro che cade dall'albero. Non è così, bisogna conoscere, approfondire e poi scegliere. Se ho conoscenza, se ho studio, posso andare avanti, ma questo in tutte le materie, certo, dalla matematica che insegna lei, matematica finanziaria e quant'altro, esatto. E andando avanti. Certo, allora il mio approccio con la matematica, come ben sai, è molto pratico. Chiaro, si parte da basi teoriche. Le basi teoriche della matematica servono appunto a dare il rigore all'argomento che stai spiegando. E poi però l'approccio con uno studente che nel mio caso va dai 15 anni ai 22-23 anni dell'università è anche molto, molto diverso. Molte volte approccio ad esempio l'argomento dell'accantonamento periodico con delle provocazioni, ma sono provocazioni che sicuramente su un libro di matematica non ci sono. Si trovano. Ecco. E voglio dire, non andiamo a disdegnare completamente il social media. Ecco, anche nel social media c'è qualcosa di positivo, anche nei termini appunto dell'argomento che stiamo trattando, e cogli maggiormente l'interesse dello studente proprio partendo da quello. Quindi faccio un esempio, nel momento in cui sto per spiegare l'accantonamento periodico con somme anche contenute ma costanti, faccio esempi del tipo: se i vostri genitori avessero accantonato per voi per i primi 18 anni una certa somma mensile, che può essere banalmente 50 euro, 100 euro, e poi smettessero di investire, ma lasciassero la somma accumulata per i restanti anni, quindi prima di giungere all'età pensionistica, tu potresti avere fino a 1 milione di euro. E lì cogli subito l'interesse dei ragazzi, perché dice: ma come? Da 100 euro, da 50 euro si può arrivare a una somma così importante. E quindi fai capire l'importanza, che è fondamentale, del tempo e di iniziare molto prima, molto presto, nell'accantonare somme per quanto contenute e limitate. Allora, vi inviterei a prendere appunti. Il professore, riassumo due o tre punti che mi hanno colpito moltissimo. L'abilità del docente è di interessare il discente, di interessare, di provocarlo e fertilizzare la sua mente provocandolo. Ha detto un'altra cosa molto importante: i social è come il coltello, come diciamo spesso. Il coltello è uno strumento che può tagliare il pane e salame con un amico. Se non lo uso bene posso tagliarmi un dito, e se lo uso molto male posso ferire il mio amico. Dipende come lo usi. La stessa cosa per i social. È un ottimo canale divulgativo, tra l'altro queste puntate le potete rivedere sul canale Poli Maurizio di YouTube o di Your Solution, sia su YouTube che su Facebook, la pagina è sempre Your Solution, e potete rivedere tutti questi grandi ospiti che ci accompagnano nel mondo dell'educazione finanziaria. Quindi un plauso io a questi professori, perché stimolano, perché la matematica, la base, bisogna saperla, l'interesse, il magico mondo dell'interesse composto è... Esatto, ma è proprio quello, sai, è una frase, io ogni tanto la ripeto, che si parla dell'interesse composto come l'ottava meraviglia del mondo. Esatto. E si ascrive, pare, ma io sottolineo, pare, ad Einstein questa definizione, cioè di definire l'interesse composto come l'ottava meraviglia del mondo. Ma perché? Ma perché spiega effettivamente come si crea ricchezza gradualmente, pur, dicevamo prima, con accantonamenti contenuti. E quello che io cerco chiaramente di insegnare allo studente è proprio quello di verificare che quello che trovano anche su un social corrisponda o meno alla verità. Ci sono molte persone che si presentano come consulenti indipendenti, che vendono dei corsi, ti spiego io come fare il milione di euro, per esempio, e fanno naturalmente, danno dei dati qualche volta a caso. Io, con delle formule conclamate e tutto sommato nemmeno così difficili e complicate, cerco di far sì che verifichino la correttezza di quelle informazioni, che credo sia una cosa... Questo fatene buon uso tutti quanti, studenti e non studenti, famiglie, imprenditori,
conoscere, approfondire e poi decidere. Questo ci aiuta dal gatto alla volpe, da chi ci vuole portare via il nostro denaro in maniera facile e dopo leggiamo sui giornali truffa, 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 truffa. È vero, ci sono, ma se conosco posso decidere, se conosco posso avanzare nella mia cultura sia economica che finanziaria, che mi è utile in famiglia, come studente, come giovane, ma anche come imprenditore, quando parlo con collaboratori, con fornitori, clienti, eccetera, eccetera, la base della conoscenza. Quindi, ripeto sempre, la conoscenza, approfondire, studiare, senza uno studio, si è in balia del primo imbonitore che troviamo. Si può credere o non credere a quello che viene detto. Torniamo nel Far West, quando vediamo qualche film in cui c'era quello che arrivava col calesse, scoperchiava, tirava fuori questa boccetta che sanificava da tutti i mali, bevetela, e fa tutto quanto. Il Far West c'è ancora, certo. C'è ancora, soprattutto nel mondo così di internet, è un bellissimo mondo di conoscenza, di cultura, di apertura mentale, di interscambio anche con docenti, con professori. Noto come la tua apertura mentale è bellissima. Anche sull'ultimo social, che non cito, famosissimo cinese, ci sono dei docenti che mi affascinano, li seguo perché in maniera semplice, come sta facendo adesso il professor Angelo, ci introduce in questo aspetto qui. Però voglio tornare da lui. Ci ha introdotto questa bellissima cosa che si chiama, una sigla, l'acronimo, PAC. Cos'è questo PAC? Che detto così sembra una brutta cosa. Allora, tecnicamente possiamo parlare di una rendita, cioè proprio quando vado a definire matematicamente, certo, il progetto finanziario, lo definisco come una rendita e quindi come il versamento, l'accantonamento di flussi finanziari che possono essere più o meno costanti nel tempo. Tendenzialmente il PAC si fa con flussi costanti, praticamente rate di versamento e con periodicità regolare, quindi con rate equintervallate. Questo distoglie sicuramente da qualsiasi elemento di emotività il soggetto che va a investire, perché il PAC in pratica diventa un accantonamento automatico, quindi una volta che viene impostato l'accantonamento periodico, che può essere naturalmente anche interrotto, variato, quindi non ci deve essere nemmeno lo stress di pensare ma io non riuscirò tutti i mesi a accantonare questa stessa cifra, non importa, naturalmente si può anche interrompere e riprendere in un momento successivo. Ti fermo un attimo, professore, perché hai toccato un punto molto importante dal punto di vista psicologico. Voglio ricordare che se faccio un debito, cioè prendo una cosa e la pago a rate, questo oggetto qua, l'ultimo modello di macchina, di motorino, di qualsiasi cosa che c'è sul mercato, io lo pago a rate e ho l'impegno di pagarlo e lo mantengo. Lo stesso rigore, vero professore, dovrei dal punto di vista mentale averlo per il mio futuro, cioè costruisci oggi, quale migliore esempio possa essere? Costruisci oggi il tuo futuro, è questo l'esempio. Certo. Allora, tu hai toccato una cosa molto importante, quando parliamo di spese per beni comuni, che possono essere automobili, un tablet, quello che vuoi. Tablet, quello che vogliamo, non ci facciamo più molte remore a fare il pagamento, a disporre il pagamento periodico e naturalmente cerchiamo di rispettare questi pagamenti. Io cerco di invertire proprio la prospettiva quando spiego questo tipo di versamenti periodici e invito gli studenti a pensare prima a un accantonamento. Quindi fatto 100 quello che può essere la disponibilità complessiva mensile, dico cerca di individuare una percentuale che potresti rispettare di questa somma, quindi può essere un 10%, e la accantoni. E poi cominci a spendere il resto. Quindi purtroppo quello che io noto molte volte è che prima si spende e poi si dice ma quello che mi resta, quello che mi rimane lo accantono.
Invece si dovrebbe invertire proprio la prospettiva e abituarsi a questo. Questo qui lo dobbiamo appuntare, proprio questo aspetto qui. Costruisco il mio futuro nella prospettiva, quindi prima accumulo, prima metto in un vasetto, prima metto in una busta, come si faceva una volta nella puntata precedente, abbiamo parlato con Andrea Rocco, grande formatore, proprio su questo punto qui, rivedete la puntata, che è un collegamento diretto a quello che ci sta dicendo adesso il professor Angelo Rampini. È importantissimo questo aspetto qui, perché mi permette di ragionare per me, per il mio futuro. Poi farò il debito, poi prenderò una cosa che è funzionale. Se ho queste basi, costruisco bene le mie fondamenta economiche, vero? Certo. Ma vedi, proprio quando, appunto, spiegando e provocando ulteriormente, dico non vi fate remore, ai miei ragazzi naturalmente, non vi fate remore a pagare, che ne so, uno spritz 5-6 euro al giorno, oppure un pacchetto di sigarette al giorno costa 5 euro per chi è un fumatore. Quindi vuol dire che disponi di una somma che potrebbe essere, non so, i 100-150 euro mensili per delle spese tutto sommato. Voluttuarie, cosiddette, esatto, voluttuarie. Definiamole chiaramente voluttuarie. E quindi questa stessa somma, se tu la investissi, e lo dimostriamo naturalmente sempre con la legge di capitalizzazione composta eccetera, e a un tasso di interesse annuo tutto sommato accettabile, 7-8%, facciamo anche più simulazioni proprio per verificare questo aspetto, per i successivi 30-40 anni tu disponi di almeno 1 milione di euro. Proprio semplicemente con quella somma. E quando dici queste cose ai ragazzi cosa succede? Cosa succede? Gli si illuminano gli occhi, non ci credono, vogliono vedere naturalmente, vogliono toccare con mano, fanno il San Tommaso, e allora gli fai vedere una curva esponenziale come funziona, perché le curve esponenziali sono un po' particolari, non voglio entrare nel tecnico. Però va bene. Ma nelle fasi iniziali non sembrano nemmeno esponenziali, cioè addirittura per un certo lasso temporale la curva esponenziale ha un andamento che produce un capitale inferiore rispetto ad una capitalizzazione di tipo lineare, per poi, decollare. Una volta, decollare, ma è un decollo davvero molto graduale. Quando dicevamo prima, facevamo l'esempio del genitore che accantona 100 euro mensili per 18 anni, alla fine dei 18 anni, ad un tasso di interesse annuo del 7-8%, accumula circa un 40-45 mila euro. Al che i ragazzi ti guardano e dicono: vabbè, ma dopo 18 anni hai ancora 45 mila euro, non dovevamo arrivare al milione di euro? Sì, ok, lasciamoli investiti allo stesso tasso di interesse per i successivi 40 anni, tasso di interesse medio naturalmente, per i successivi 40 anni, anzi sforiamo il milione. Ecco, la matematica, la conoscenza ci porta su queste strade di conoscenza, di prove, poi non solo, come dicono quelli bravi, empiriche, ma dati statistici, dati alla mano. Certo. Immaginiamo, perché la nostra mente funziona per immagine, quindi è come quando un aereo fa il rullaggio sulla pista di decollo, al momento non si alza, questa curva rimane lì. Certo. Poi l'accelerazione, poi ricordiamo che l'aereo decolla col vento contrario, poi decolla. La stessa cosa nel piano di accumulo, nell'accantonamento rateale. Quindi stiamo spiegando come un docente che calca le scuole e vede il futuro, i giovani, perché alla fine i giovani tutti si riempiono la bocca, ma quello è il futuro. Assolutamente. Se non spieghiamo a loro, se non apriamo questa porta di ragionare sul futuro, perché ha detto una cosa importantissima il professore, grazie, dice: è nato un bambino, quanti regali gli fanno? E quanti oggetti inutili che dopo 6 mesi, un anno, li devi dare via sui social famosi perché ti occupano la stanza. Un regalo e il resto un bel IBAN dove mettere, eh? Certamente, quindi risparmio, quindi accantoniamo, ma sappiamo bene che il risparmio va investito. È chiaro che ci saranno anni come questo con rendimenti negativi, però stiamo parlando di rendimenti medi, di archi temporali sufficientemente ampi, quindi stiamo parlando proprio della vita di una persona, e quindi di pianificare in termini chiaramente positivi quello che sarà il futuro di questa persona, cioè
per renderlo economicamente, finanziariamente autosufficiente nel tempo, a qualsiasi età. E ha toccato un altro argomento molto importante, 40 anni, 18 anni, poi altri 40 anni. Il problema più grave che abbiamo adesso è dato dalla sopravvivere ai propri risparmi, cioè la vita si allunga sempre di più e il mio denaro finisce. Esatto. E il mio denaro finisce. Andando avanti avrò altre esigenze, ma diventano più costose dal punto di vista sanitario, assistenziale, tante cose. Certo. E c'è bisogno di denaro per... Assolutamente, ma è proprio iniziare presto che fa la differenza. Cioè io proprio dimostro con i numeri che iniziare a 20 anni, o iniziare a 30, o iniziare a 50 è un mondo completamente diverso, dà risultati completamente diversi. E meglio investire 50 euro al mese a 20 anni piuttosto che 500 euro al mese a 50 anni. Non avrai gli stessi risultati. Prendiamo nota, ci sono molti ragazzi che negli studi fanno altri lavori, fanno dei cosiddetti, a me non piace chiamarlo così, ma per farci capire, aperte e chiuse virgolette, lavoretti. Ma invece questo denaro, oltre che comprarmi la camicia nuova, che ci sta, perché un giovane deve vivere il momento, deve vivere la sua giovinezza, ma ricordarsi che 50 euro sono 50 euro. E la parola che ci sta dicendo e ci soggiace un pochino il professore si chiama disciplina. Disciplina. Quando faccio una scelta, professore? Certamente, la disciplina, la regolarità fa la differenza, assolutamente. Cioè, chi è indisciplinato in qualsiasi materia, in qualsiasi sport, per quanto abbia delle potenzialità elevate, non raggiunge risultati elevati. Questo è importantissimo, quindi anche usa ciò che sei, cioè come sei tu, nello studio, ma la disciplina fa la differenza. E se mi alleno da giovane, avrò questo mio alleato che mi permetterà in tutti i settori, in tutti i campi, dove diventerò un chirurgo, un docente, un professore, un bravo operaio, un bravo carpentiere, ma se ho disciplina salvaguarderò la mia vita o la vita della mia famiglia o dei miei figli in maniera protettiva. Quello che diciamo sempre è proteggere. Quindi stiamo cavalcando il mese dell'educazione finanziaria, costruendo oggi il proprio futuro. Certo, non avere quindi una visione sempre di breve termine, in qualsiasi ambito. Nell'ambito finanziario, come appunto abbiamo detto anche in questa puntata, sicuramente i risultati non si vedono nel breve periodo, non si vedono nell'arco di un anno, non si vedono probabilmente nemmeno nell'arco di 5 anni, magari in un ciclo economico non particolarmente favorevole, ma nell'arco di 20, 30, 40 anni si possono veramente ottenere dei risultati, come si suol dire, oggi life changing. Manca poco alla chiusura, di chiedere alla regia se ci manca ancora qualche minuto, però ricordo che gli italiani amano una cosa, amano, gli italiani finanziariamente adorano fare un debito per la casa. Qualsiasi cosa facciamo, nasce un figlio, compriamogli una casa e qui facciamo mutui che vanno di pagamento a 20, 30, in alcuni casi anche 40 anni. Se prendo questo impegno per un debito, come mai non posso prendere un impegno per il mio futuro nel risparmio, vero professore? È un esempio che ci sta? Sì, ci sta, così come ecco, la diversificazione rispetto al chiamiamolo investimento, forse in modo improprio, sì, nell'ambito immobiliare, perché dà una sorta di sicurezza, ma in realtà insomma, la storia ha dimostrato che non è proprio così anche quello. Cioè l'investimento immobiliare chiaramente deve essere fatto con cognizione di causa. E quindi, come dire, regalare la casa già a un bambino sopportando un mutuo di questo tipo non è detto che necessariamente possa dargli dei benefici. Anche perché il professore prepara le persone perché costruiscono la loro vita, che potrebbe essere qua in Italia, potrebbe essere qua, trasmettiamo dal canale Sky 810, ci vedono ovunque, e in streaming su vltv.eu, ma il ragazzo potrebbe andare all'estero, potrebbe andare non all'estero, potrebbe andare a Roma, da Brescia a Roma,
E la casa non serve a Brescia. Allora, non voglio usare un termine di cui si abusa sì. molto in questo periodo, e quindi libertà finanziaria, però se tu, genitore, crei una sorta di libertà finanziaria a tuo figlio, sarà in grado di scegliere, di prendere delle decisioni, che siano in Italia, che siano all'estero, quando in effetti potrà farlo. Dobbiamo ringraziare il professore che ci ha fatto un dono molto importante, anche perché questo piano di accumulo rateale ci può essere utile anche per il futuro pensionistico. Il mese dell'educazione finanziaria nell'ultima settimana prevede la previdenza. Ecco, applicato in maniera semplice in questi pochi minuti anche nell'ambito previdenziale, è un metodo? Certo, è un modo appunto per creare questa libertà al soggetto, e la previdenza di cui si parla tanto, di previdenza complementare, per carità, viene strutturata in fondi pensione eccetera, però pensiamo che oggi ci sono degli strumenti tali per cui persone con un minimo di informazione, ma l'informazione corretta, possono davvero creare questi piani integrativi in autonomia e con regolarità, e poi potranno decidere se mantenerli, cambiarli, aumentarli, diminuirli, stopparli. Flessibile, flessibile. Ecco. Con questa cavalcata che abbiamo fatto qui economicamente, abbiamo visto che lo strumento matematico, la conoscenza, ci aiutano anche nel mondo delle cosiddette, per farci capire, per divulgare, criptovalute, approcciarmi a questo mondo in maniera leggera, in maniera, no leggera forse sbagliato, in maniera tranquilla, esatto, tranquilla, meno stressante, meno aspetto psicologico, purtroppo una guerra, purtroppo una carestia, purtroppo ho una banca che va male nel mondo, ci sarà sempre qualcosa che succede. Assolutamente. Quindi l'aspetto psicologico lo attenuiamo o lo azzeriamo con la disciplina e col metodo. Esatto. Quindi sono queste i professori che vogliamo, sono queste le divulgazioni che vogliamo dal punto di vista per i giovani, per il mese dell'educazione finanziaria. Qui a Economicamente devo altro che ringraziare, chiedo alla regia, c'è ancora qualche minuto, abbiamo un minuto, professore, lascio a lei la parola per chiudere, come se parlasse una classe di studenti, si immagini una classe ampissima, perché questo video verrà visto molte volte. Ma ecco, cioè io dicevo prima che nelle mie simulazioni appunto cerco di individuare degli obiettivi che possono avere questi ragazzi, come dicevamo prima, parlare del milione di euro può sembrare una cosa fantasmagorica ma realizzabile, e altre volte invece chiedo a loro quali siano i loro obiettivi, cosa vorresti avere ad una certa età, e allora li sfido a cercare in quanto tempo o a quale tasso di rendimento puoi pensare che si accumulino i soldi, in modo tale da avere alla fine proprio quell'obiettivo che tu ti sei preposto. Grazie per questa lezione, concludo con la frase che è dedicata a tutti nel mese dell'educazione finanziaria, la dedico anche al professore e ai suoi studenti. Non aspettare, non sarà mai il tempo opportuno, inizia ovunque ti trovi, con qualsiasi mezzo possa avere a tua disposizione. I mezzi migliori li troverai lungo il cammino, Napoleon Hill. Questo lo adattiamo anche alla finanza. Grazie professor Angelo, grazie. Grazie a te. Bellissima lezione del mese dell'educazione finanziaria, e alla prossima puntata di Economicamente, costruisci oggi il tuo futuro.